che prima o poi deve sfogare. È un sentimento che non fa male, a volte aiuta a dimenticare. Sopra gli spalti c'è un cuore che vola, ci unisce tutti anche senza parole. La nostra squadra non sarà mai sola, se siamo in tanti più forte sarà. Buonasera e benvenuti al Pala Virtus di Cassino. La Virtus Cassino torna nella propria tana. Seconda giornata di campionato, Serie B, girone D. Oggi Cassino, 6 ottobre, affronta il Lions Bisceglie per la gala variabile per la seconda giornata di campionato. Quintetti nelle proprie metà campo, osserverà un minuto di silenzio per la piccola Sveva. Per lei 18 mesi fa fu diagnosticato un cancro e la piccola ha dovuto smettere di giocare a pallacanestro. Entrambe le società osservano il minuto di silenzio. Grande applauso per la piccola, che rimarrà nei cuori di tutti i tifosi di pallacanestro. Quintetti in campo per Cassino: Maggini, Cecchetti, Liburdi, Rovere e Lasagni. Per Bisceglie dentro l'ex di giornata Filiberto Drigo, Rossi, Cantagalli e Mazzarese. Alla palla 2 Liburdi e Marini. Palla 2 conquistata da Bisceglie. Marco Rossi in cabina di regia per Bisceglie. Cambio con Dri, affrontato da Rovere. Ancora cambio con il numero 12 Cantagalli. Ancora Marini, Rossi. Rossi prova la penetrazione, affrontato da Maggini. Prova il tiro. Primi due punti della partita sono di Rossi. Subito Cassino che riparte. Cecchetti da palla a Maggini, affrontato da Marco Rossi. Fuori per il numero 99 Lasagni, non trova nessuno Cecchetti. Maggini dentro per Liburdi, spalle a canestro, affrontato da Marini. Prova il fallo Cassino, ma viene commesso da Liburdi. Fallo il numero 20 Liburdi ai danni del numero 8 Drigo. Palla Bisceglie. Palla Bisceglie. Marini per Rossi e il gioco riprende. 9:14 sul cronometro. Virtus Cassino 0, Lions Bisceglie 2. Cantagalli, cambio con Drigo. Ancora Rossi, chiama il blocco di Drigo. Ancora Rossi per Cantagalli, ancora da Drigo, affrontato da Maggini. Si gira Drigo, prova a mettere la mano in faccia Maggini, tiro che però viene sbagliato. Maggini può ripartire. Cecchetti a canestro, buono l'assist di Liburdi che pareggia la partita 2-2. Riparte ancora però Bisceglie. Rossi per Cantagalli, ancora Rossi, non trova nessuno, cerca e trova Marini sotto le plance, difeso bene da Cecchetti. Ancora Rossi, si alza, prova il tiro da due, tiro che però viene sbagliato, prende il rimbalzo Marini e nulla di fatto. Ancora Rossi per affrontato da Cecchetti, si alza da tre Marco Rossi, tiro sbagliato, prende il rimbalzo Simone Lasagni. Lasagni prova il lob per Cecchetti, pallone che viene perso però da Bisceglie. Nel tentativo di recupero sarà rimessa in zona d'attacco per Cassino. Si occuperà della rimessa Michele Maggini, che chiama il primo schema. Su palla inattiva Cecchetti per Rovere, affrontato al numero 5 Dri.
Non trova nessuno e va da Lasagni. Scarico fuori per Cecchetti, trovato libero Cecchetti. Ancora lui, 4 punti per Alessandro Cecchetti. 4-2, vantaggio casa. Rossi a chiamare schema. Rossi va da Dri, affrontato da Lasagni. Dri per Rossi, dentro per Marini, affrontato da Cecchetti. Ancora Marini, prova il gancio. Marini lo trova. 2 punti, 4-4, ancora Maggini, dentro per Liburdi, spalle a canestro Liburdi, viene affrontato bene sotto le piance da Trigo. Liburdi usa il fisico, appoggia alla tabella e mette a segno il 6-4, ancora vantaggio casa. Rossi, Drigo, Dri, Dri, lascia rovere sul posto e mette a segno il 6-6. Maggini, 7-0-7 sul cronometro. Lasagni prova, si gira dentro per Cecchetti dalla media, 6 punti per lui e ancora vantaggio Cassino. Miglior marcatore nei primi 4 minuti di gioco per Cassino, Alessandro Cecchetti. Cantagalli, ancora Cantagalli, fuori per Dri, lasciato e mandato a vuoto Dri, che mette a segno 2 punti. Lasagni lo tocca, quindi possibilità di gioco da 3 per Bisceglie per il vantaggio. Primo cambio per Bisceglie, entra con il numero 7 Marisca. Dri dalla lunetta, 1 su 1 di Dri, che mette a segno il tiro libero. Maggini, cambio con Lasagni, ancora Lasagni affrontato bene, va ancora da Maggini, sfrutta il blocco, cerca il pick and roll con Cecchetti, gancione di Alessandro Cecchetti che mette a segno ancora 2 punti, sono 10-9. Ancora Cassino in possesso, Bisceglie fuori per Maresca che prova da 3, tiro sbagliato, Lasagni al rimbalzo, fuori per Rovere, si alza da 3, Rovere mette la tripla del 13-9 e vantaggio più 4 per i padroni di casa. Ancora però Bisceglie, Rossi a chiamare schema, va da Dri, finta il tiro da 3, Dri sfrutta il blocco di Marino, ancora cambio con Marini, Marini spalle a canestro, fallo in attacco del numero 8 Marini sul 99 Lasagni, palla Cassino. ...5.41 sul cronometro, Virtus Cassino 13, Lions Bisceglie 9, Cassino in possesso dopo il fallo subito da Lasagni. Maggini dentro per Cecchetti che perde palla, commette Maggini il fallo per cercare ed impedire la ripresa del contropiede per Bisceglie, del numero 7 Maggini, palla Bisceglie. Palla che verrà rimessa in gioco, Maresca per Rossi a chiamare schema. Va dal numero 12 Cantagalli, poi Dri, poi Maresca, poi ancora Cantagalli, cambio con Rossi, dentro per Marini, fuori per Maresca, prova da 3 Maresca e mette a segno la tripla del 13-12. Ancora Cassino, Liburdi, dentro per Cecchetti. Ancora Cecchetti, spalle a canestro, si gira, prova a mettere il gancio. Alessandro Cecchetti subisce fallo. 2 tiri per Cassino. Numero 7 Maresca sul numero 18 Cecchetti. Ci sarà
Alessandro Cecchetti in lunetta, 13-12 il parziale. Quando è appena trascorsa la prima metà del primo quarto, Alessandro Cecchetti, primo libero messo a segno. Virtus Cassino 14, Lions Bisceglie 12. Cecchetti per il secondo libero. Ancora Cecchetti, 2 su 2, 15-12 più 3 Cassino. Ancora Rossi, non trova nessuno e va da Cantagalli per Rossi, prova il tiro Rossi, commette però fallo Cecchetti, due tiri anche per Bisceglie. Rossi in lunetta, va con il primo libero messo a segno, 15-13 il parziale, accorcia Bisceglie. Ancora Rossi con il secondo libero, 2 su 2 anche per lui, 15-14. Ora Cassino che riparte con Maggini, non trova nessuno Maggini, va da Lasagni, finta il tiro, è una penetrazione quella di Simone Lasagni che mette a segno due punti importantissimi che permettono a Cassino di allungare il passo. Rossi per Marisca, poi Cantagalli si alza e prova il tiro da tre, tiro che viene sbagliato, Lasagni al rimbalzo, tira, finta il tiro Lasagni, rovere, va a canestro in penetrazione, questa volta è lui che lascia drifermo, 19-14 più 5 Cassino. Ancora Rossi per Dri, va da Marisca, cambia ancora con Rossi, affrontato da Cecchetti, fuori per Dri, non trova nessuno, ancora dentro per il numero 7 Marisca che si gira e mette a segno due punti, 19-14, anzi 19-16 il parziale. Liburdi fuori per Lasagni, fuori per Maggini, aspetta troppo Maggini, non tira, va da Lasagni, finta il tiro Lasagni, è un passaggio per Alessandro Cecchetti in mezzo in questa prima frazione di gioco. Alessandro Cecchetti, Virtus Cassino 21, Lions Bisceglie 16. Cantagalli, Maresca, cambio con Dri, Rossi, ancora Dri, fuori per Cantagalli. Prova il tiro è cortissimo, riesce a recuperare palla Cassino, Liburdi, Maggini che chiama lo schema, Lasagni per Cecchetti, spalle a canestro Cecchetti, ancora Cecchetti, finta il gancio, è un passaggio per rovere, Rossi capisce e recupera un pallone. Fuori il passaggio per il numero 8 Drigo che da 3 non sbaglia e accorcia ancora Bisceglie, 21-19, ancora in vantaggio i padroni di casa. Commette fallo Drigo su Liburdi, palla Cassino, Bisceglie che cambia, dentro Marini e Chiariti, il capitano. Fuori Drigo e Cantagalli. Maggini, Cecchetti, si alza Cecchetti dalla media, questa volta sbaglia. Dri al rimbalzo, fa ripartire i suoi, ancora Dri, si alza Dri da tre, prova la bomba che però viene sbagliato. Rovere prende il rimbalzo, la intercetta Bisceglie ed è rimessa per Cassino. Cambio per Cassino, fuori Liburdi, dentro Callara.
L'arbitro si avvicina alla panchina di Bisceglie per l'esplicazione della rimessa ottenuta da Cassino. Tutto si risolve nella maniera più giusta, dunque Cassino può ripartire. Lasagni, rovere, Callara, cambio con Maggini, dentro per rovere, spalla a canestro, affrontato bene da Dri, ancora si gira Callara, prova a prendere il rimbalzo dopo il tiro sbagliato di rovere, palla che però viene presa prima da Bisceglie che perde malamente palla. Rossi non capisce il movimento del proprio compagno e manda palla fuori. Ancora possesso Cassino. Asciugatura del parquet dopo la caduta di rovere. Il gioco che può finalmente ripartire. Callara che rimetterà palla in gioco. Callara per Maggini e Cassino può ripartire. 120 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Virtus Cassino 21, Lions Bisceglie 19. Ancora Cassino con Maggini, affrontato da Rossi. Lasagni prende il tiro. Fallo fischiato al rimbalzo a Bisceglie, fallo del numero 5 Dri sul 32 rovere. La palla è di Cassino. Cambio per Bisceglie, fuori Rossi, dentro Zugno. Per la Virtus Cassino fuori Maggini, dentro Manzo. Sarà Manzo a rimettere palla in gioco. Manzo per Cecchetti, è un passaggio invece per rovere, palla che viene intercettata subito in possesso Bisceglie. Dri finta il tiro, si gira e va dal numero 8 Drigo. Ancora Dri, non trova nessuno, ancora prova il passaggio Cassino, intercetta ancora Drigo, palla persa da Bisceglie, ancora palla Cassino. Lasagni prende palla Cassino, rovere, Manzo che chiama schema, fuori per Callara, ancora rovere, si alza rovere, prova da tre, Riccardo Rovere, tre punti, 24-19, più 5 Cassino. Zugno affrontato da Manzo, fuori per il numero 6 Chiaritti, ancora Zugno, Zugno affrontato bene da Manzo, spalle a canestro, ancora Zugno, prova il tiro da due, Zugno riesce, 24-21. Manzo, 40 secondi alla fine della prima frazione di gioco, ancora Manzo, fuori per Callara, non tira Callara, va da rovere, fuori per Cecchetti, poi Lasagni, ancora Lasagni, pick and roll, Lasagni prova la penetrazione, prova a prendere il rimbalzo, ci riesce, tiro fuori e Bisceglie che può ripartire, ancora Bisceglie con Zugno. Fuori per Maresca, ancora fallo in attacco del numero 6 Chiaritti sul 5 Manzo, palla Cassino. Bisceglie che cambia, fuori Maresca, dentro col numero 13 Mazzarese, cambio anche per Cassino, fuori Manzo, dentro Maggini.
Lasagni rimette palla in gioco, cambio con Rovere e poi Maggini, affrontato da Zugno, prova ad utilizzare il blocco, Callara che riceve palla, ancora Callara, non trova nessuno e torna da Cecchetti, poi Lasagni, finta il tiro, manda a casa il proprio marcatore. Vada il numero 7 Maggini, che con una finta manda a vuoto il proprio avversario, che subisce fallo. Due tiri per Cassino in bonus. Cambio per la Virtus Cassino, fuori Lasagni, dentro con il numero 00 Alberto Puccioni. Maggini, primo libero, messo a segno, allunga ancora Cassino. Maggini, 2-2, va da lontanissimo Dri, prova il tiro da tre, tiro che però viene sbagliato, finisce qui la prima frazione di gioco. Virtus Cassino 26, Lions Bisceglie 21. Lions Bisceglie 21. Sarà possesso Cassino, Callara che rimetterà palla in gioco. Callara vada Liburdi, che commette però infrazione di campo. Palla Bisceglie. Mazzarese rimetterà palla in campo. Mazzarese, Zugno, ancora Bisceglie, Zugno dentro per il numero 18 Marini, che sbaglia il tiro dalla media. Prende il rimbalzo Callara, Manzo, Callara prova e finta la pietra, si è mandato a vuoto il marcatore. Chiaritti non capisce, Callara mette a segno due punti, 28-21. Zugno, Chiaritti, poi ancora Zugno, affrontato da Manzo, va fuori da Marini, Marini da tre, Chiaritti non sbaglia. 28-24, accorcia le distanze Bisceglie. Manzo, Puccioni, Liburdi, Rovere, Manzo, ancora Manzo, prova a sfruttare il blocco, va da Liburdi, si alza Liburdi dalla media, tiro che viene sbagliato, Callara che prende il rimbalzo ma mette il piede sulla linea, palla persa da Cassino. Ancora possesso Bisceglie, 2-8-2-4 il parziale, 8-47 alla fine della prima metà di gara. Zugno in possesso, ancora Zugno, affrontato da Manzo, fallo fischiato questa volta. A Cassino, palla Bisceglie. Palla di nuovo in campo, Marini in possesso, Zugno prova la penetrazione, tiro che però viene sbagliato, mette il braccio Mauro Liburdi, due tiri per Bisceglie e per Cesare Giugno. Cambio per Cassino che manda a riposo Liburdi, dentro Alessandro Cecchetti.
Zugno in lunetta, prepara i due tiri liberi. Primo tiro libero di Zugno, che prende il ferro più vicino ed esce fuori. Nulla di fatto dunque per Bisceglie. Punteggio che resta invariato, 2-8, 2-4. Ancora Zugno va con il secondo libero, messo a segno questa volta, 1-2, 28-25. Manzo in possesso, affrontato da Zugno. Ancora Manzo che perde un pallone. Ma ancora Manzo sulla ripartenza, commette fallo sul numero 23, Zugno. Palla per Bisceglie. Manzo che viene sostituito. Fuori Manzo, dentro Lasagni. E 19 alla fine della prima metà di gara, Virtus Cassino 28, Lions Bisceglie 25. Gioco che riprende in questo momento con la rimessa da fondo campo per Bisceglie. Chiaritti, Zugno intercetta il passaggio. Callara capisce le intenzioni di Zugno e mette palla fuori, rimessa a Bisceglie. Cantagalli va da Mazzarese, Zugno, ancora Mazzarese, ancora Zugno. Affrontato da Puccioni, fuori per il numero 18 Marini, che sbaglia il tiro da due. Prende il rimbalzo Cassino con Lasagni, Cecchetti. Ancora fuori per Lasagni. Ancora Lasagni, manda a vuoto Zugno, fuori per Cecchetti. Si alza da tre Alessandro Cecchetti! 31-25 più 6 Cassino, immenso Alessandro Cecchetti. Ha dimostrato di saper tirare anche da tre. E allunga ancora Cassino. 3-1-2-5. Zugno dentro per Marini. E va da due. Non commette fallo Cecchetti. E accorcia ancora Bisceglie. 3-1-2-7. 7-20 alla fine della prima metà di gara. Lasagni affrontato da Mazzarese. Cecchetti prova ancora da tre Cecchetti. Questa volta il tiro viene sbagliato. Prende il rimbalzo il numero 12, Cantagalli, che va fuori da Marini, che prova il tiro. Tiro che però viene preso da Mazzarese, tiro sbagliato, ma Lasagni commette fallo. Due tiri. Cambio per Cassino, fuori Rovere, dentro Maggini. Mazzarese in lunetta per i due tiri liberi. Punteggio 31 Virtus Cassino, 27 Lions Bisceglie. Mazzarese, primo libero sbagliato. Ancora nulla di fatto. Mazzarese prepara il secondo libero. Cercare miglior fortuna. Mazzarese 1-2. 31-28. Maggini. Affrontato da Zugno, fuori per Lasagni, finta il tiro Lasagni, gioco di gambe di Lasagni che va da Maggini, sfrutta il piede, il blocco a Callara, fuori per Cecchetti, fuori ancora per Puccioni, penetra, fuori per Cecchetti che prova ancora da tre, Alessandro Cecchetti. Puccioni si fida del proprio compagno che da fuori non sbaglia e mette il 34-28, 6-30 alla fine della seconda frazione di gioco. Ancora Callara a difendere sul numero 6 Chiaritti, fuori per il numero 18 Marini che prova da tre, tiro che però viene sbagliato. Ancora Mazzarese va fuori dal numero 18. Marini che prova ancora da tre, tiro che viene sbagliato. Bisceglie un po' in confusione e Cassino che può recuperare, sfrutta il momento. Cassino perde però palla questa volta. Cecchetti, buona palla rubata da Bisceglie. Marini fuori per Cecchetti. Ancora Chiaritti va da
Mazzarese che prova il tiro da tre, fallo al rimbalzo del numero 99 Lasagni. Sul numero 6 Chiaritti, palla Bisceglie e time out. Squadre di nuovo in campo dopo il time out chiamato dalla panchina di coach Luca Vettese. Gioco che riprenderà con Chiaritti in lunetta. Dopo il fallo di Lasagni c'è Chiaritti in lunetta. Primo libero di Chiaritti messo a segno. 3-4-2-9 più 5 Cassino. Ancora Chiaritti dalla lunetta con il secondo libero, non sbaglia e Cassino può ripartire. Maggini fuori per rovere, ancora Maggini sfrutta il blocco di Callara, fuori per Cecchetti, cambio con Puccioni, fuori per Callara, ancora Maggini, buona circolazione di palla, si alza Maggini, non sbaglia dalla media Michele Maggini, più 6 Cassino, 36-30. Zugno va dal numero 13 Mazzarise, ancora Mazzarise, prova la penetrazione, affrontato bene da rovere, bravo però Mazzarise, mette a segno due punti, 3-6-3-2 più 4 Cassino, ancora Maggini, prova a rubare palla a Zugno, ora prova il pick and roll con Cecchetti, fallo fischiato al numero 18 Marini, sul 18 Cecchetti, palla Cassino, cambio per Bisceglie, fuori Zugno e Chiaritti, dentro Dri e Rossi. Rimessa a fondo per la Virtus. Maggini che rimetterà la palla in gioco, fuori per rovere, si alza rovere, prova da lontanissimo, prova da tre, tiro che viene sbagliato, Dri al rimbalzo, va a ripartire i suoi, Rossi dentro per ancora il proprio centro, ancora prova a rubare palla a rovere, si gira bene Marini, ma il tiro viene sbagliato, prende il rimbalzo Cassino e può ripartire Callara, ancora Callara, spalla a canestro, Marini difende bene, fallo fischiato al numero 11 Rossi, sul 12 Callara, palla Virtus. Rovere, finta il tiro dopo la rimessa, cambia ancora con Maggini, affrontato da Rossi, chiama il blocco di Cecchetti, fuori per Cecchetti, si alza Cecchetti e prova da tre! Alessandro Cecchetti on fire, questa prima metà di gara è firmata Alessandro Cecchetti, mette la tripla del 3-9-3-2, massimo vantaggio per Cassino, più 7, ancora Marini, cambio con Cantagalli, non trova nessuno, va da Dri, Dri finta il tiro, si alza dalla media Filiberto Dri, tiro che viene sbagliato e non riesce a completare l'azione Bisceglie, rovere, Cecchetti, va da Maggini, esce da una situazione complicata Cassino, Maggini, ora Maggini prova il passaggio per Cecchetti, perde però palla Cecchetti, si alza da tre Cantagalli, tiro che però viene sbagliato, Puccioni riesce a rubare,
e recupera palla Cassino, rovere, Magini, ottima azione difensiva di Cassino che riesce a ritornare in attacco. Cambio per Callara, prova da tre Riccardo Callara, tiro sbagliato, Cantagalli al rimbalzo e Bisceglie riparte, 3-9-3-2, 3-10 alla fine della prima metà di gara, Cassino in vantaggio, Marco Rossi va dal numero 13, Mazzarese, ancora Mazzarese, va da Rossi, penetra in area Rossi, tiro che viene però sbagliato da Rossi, mette il braccio anche Callara, fallo, 2-2, tiri liberi per il play di Bisceglie. Due tiri fuori per Bisceglie, Mazzarese e Marini, dentro Drigo e Maresca, fuori Cassino, fuori per Cassino il numero 12 Callara, dentro con il numero 3 Filippo Lauria. Rossi in lunetta con il primo libero, messo a segno, accorcia le distanze, ancora Bisceglie, 3-9-3-3, 3 minuti alla fine della prima metà di gara, ancora Rossi 2-2, 3-9-3-4, più 5 Virtus Cassino, Magini, Puccioni, Cecchetti, ancora Cecchetti fuori per Magini, prova da tre Magini, tiro che però viene sbagliato, Lauria prova a prendere il rimbalzo, non riesce, e palla Bisceglie. Rossi, Rossi chiama il blocco di Maresca, ancora Rossi, finta il passaggio, dentro per il numero 8 Drigo, ancora Maresca, si gira bene, commette fallo però Cassino con Magini, due tiri. Fallo. Il numero 3 Lauria sul 7. E fallo invece di Lauria, non di Magini. Due tiri sempre però per Bisceglie e per Maresca in lunetta per cercare di accorciare le distanze, 2.25 alla fine della prima metà di gara, Virtus Cassino 39, Lions Bisceglie 34. Maresca primo libero che esce fuori e viene sputato dal canestro, dunque punteggio che resta invariato, 3-9-3-4, ancora Edoardo Maresca in lunetta per il secondo libero. Più fortunato questa volta Maresca che mette a segno 1-2 dalla lunetta. Ancora Cassino in possesso con Lauria, Magini, Puccioni, ora Puccioni chiama il blocco e invece è un passaggio per Magini. Magini prova il pick and roll, si alza Cecchetti, questa volta sbaglia il tiro, Rossi prende il rimbalzo e fa ripartire i suoi. Cambio con Drigo, ancora Rossi, Drigo spalle a canestro, fuori per il numero 12, prova a mettere la schiacciata, Cantagalli si oppone bene, rovere che manda palla fuori, rimessa per Bisceglie, 6 secondi per concludere l'azione. Rossi che rimetterà la palla in gioco, Rossi, Drigo, si alza Drigo, perde palla Drigo, rovere riesce a rubare, ancora Cassino con Magini, Callara 32, prova da 3, tiro che questa volta viene sbagliato anche da rovere, riparte ancora Bisceglie, punteggio fisso sul 39-35, Rossi va da Filiberto Dri, ancora Rossi, si alza Rossi da tre, prova il tiro, tiro che viene sbagliato, rovere al rimbalzo, questa volta riesce bene, rovere commette in frazione di campo e Cassino perde palla. E time out.
Squadre di nuovo in campo dopo il timeout chiamato dalla panchina ospite. Quintetti che restano invariati. Il gioco che riprenderà con palla Bisceglie. Dri. Rossi. Dri. Affrontato da Lauria. Dri prova ad andare a canestro. Tiro che viene sbagliato. Prende il rimbalzo. Bisceglie ruba palla. Bene. Rovere. Si alza Maggini dalla media. Non sbaglia. 4-1-3-5. Michele Maggini, una sentenza dalla media. Chiama a mano Michele Maggini per la difesa. Chiama schema anche Rossi per l'attacco questa volta. Rossi, finta il tiro, è per Drigo, dentro per Maresca, lasciato solo. 4-1-3-7 più 4 per Cassino. Maggini, pick and roll con Cecchetti. Chiuso Cecchetti, va da Maggini, prova da tre Michele Maggini, tiro che viene sbagliato. Dri al rimbalzo, fa ripartire i suoi, 20 secondi per concludere l'azione, cercherà di sfruttarli tutti quanti Marco Rossi. 12 secondi. Rossi, ancora Rossi, prova la penetrazione. Rossi, è un tiro fuori per Maresca che si alza dalla media, messo a segno. E finisce qui la prima metà di gara. Virtus Cassino 41, Lions Bisceglie 39. Squadre di nuovo in campo dopo la prima metà di gara. Virtus Cassino 41, Lions Bisceglie 39. Subito Bisceglie in attacco, primo tiro sbagliato dal numero 18 Marini. Ripartenza di Cassino. Maggini, ora Maggini contro Dri. Rovere, ora Maggini, non trova nessuno. Maggini dentro per Cecchetti. Si gira Cecchetti, si alza, prova dalla media Alessandro Cecchetti, miglior marcatore della prima metà di gara, sotto la curva a spingere i tifosi cassinati. 4-3-3-9, Rossi, ancora Rossi, si alza Rossi da 3, provato il tiro, tiro che però viene sbagliato, sale Cassino, situazione di 4 contro 4. Rovere affrontato da Filiberto Dri. Cecchetti non trova nessuno, ancora Maggini, penetra in area Maggini, fuori, palla intercettata fuori dal campo dal numero 11 Rossi, palla Cassino. Maggini, Lasagni, Callara, Maggini, 3 secondi per concludere l'azione. Callara, infrazione dei 24 secondi per la Virtus Cassino, palla persa. 4-3-3-9, palla Bisceglie. Infrazione di 24 secondi per la Virtus Bisceglie. Rossi fa salire i suoi, Marco Rossi va dal numero 12 Cantagalli. Dri, Cantagalli, si alza Cantagalli da lontanissimo, mette la tripla. 4-3-4-2, meno 1 Bisceglie. Cecchetti, Lasagni, Maggini, Cecchetti, Lasagni, ancora Lasagni, prova il passaggio per Cecchetti che commette fallo sul numero 12 Cantagalli, palla Bisceglie. Palla Bisceglie, rimette palla in gioco il numero 12 Cantagalli per Rossi. Dri si alza e prova da tre Filiberto Dri, mette la tripla del vantaggio ospite. 4-3-3-5. Maggini, Cecchetti, Lasagni, ancora Lasagni. Lasagni affrontato dal numero 12 Cantagalli,
Cecchetti, ancora Cecchetti, fallo del numero 18 Marini sul 18 Cecchetti, palla Cassino. Cassino che cambia, fuori Lasagni, dentro Puccioni. Puccioni, Maggini, Rovere si alza e prova da tre, Riccardo Rovere. 4-6, 4-5, ancora vantaggio per Cassino. Dri, fuori per Rossi, Dri, Cantagalli, si alza Cantagalli da tre. Tiro sbagliato, fallo di Maggini, tre tiri liberi per Bisceglie. 7-10 sul cronometro, Virtus Cassino 46, Lions Bisceglie 45, tre tiri. Cambio per Cassino, fuori Callara, dentro Rovere, dentro Liburdi. Cantagalli in lunetta con il primo dei tre liberi dopo il fallo subito da Michele Maggini. Cantagalli va con il primo libero messo a segno, 4-6, 4-6 pareggio. Ancora Cantagalli, sbaglia il secondo, 4-6, 4-6. Due su tre, 4-6, 4-7, vantaggio ospite. Maggini, Rovere, Puccioni, Maggini, Rovere, non riesce a tenere palla Rovere, ancora Cecchetti, floppa Marini, l'arbitro se ne accorge e lascia continuare il gioco, 4-8, 4-7, Dri, per Drigo, Rossi per Marini, Marini per Cantagalli, prova il tiro Cantagalli, Cecchetti al rimbalzo, fa ripartire i suoi, ancora possesso per Cassino, Cantagalli dentro per Liburdi, fuori per Puccioni, si alza Puccioni da tre, Alberto Puccioni entra e mette la tripla del 5-1, 4-7, Cassino di nuovo in vantaggio. Mette il turbo Cassino, aiutato dal supporto dei propri tifosi. E dopo un inizio di frazione, un po' lento, accelera con i suoi migliori giocatori Cassino. Mette a segno un parziale di 7-0. E risale nuovamente più 4. Bisceglie che riparte con Rossi, chiama schema di difesa Maggini, chiama schema d'attacco Rossi, Dri, Marini, Drigo, Dri, chiama il blocco Dri, fuori per Rossi, dentro per Marini, la stoppa Alberto Puccioni, ottima azione difensiva di Cassino e tante personalità da parte di Alberto Puccioni, palla che andrà a Bisceglie, rimessa a fondo in zona di attacco. Marini si alza, Drigo dalla media, mette a segno due punti, 5-1, 4-9, più due per Cassino. Lasagni dentro per Liburdi, affrontato da Drigo, attenzione a Liburdi, mette a segno due punti anche Mauro Liburdi e 5-2,
5-3-4-9, ancora più 4 per Cassino, prova a rubare palla Liburdi, Drigo si alza, prova il tiro da 3, tiro che viene sbagliato, Puccioni al rimbalzo e Cassino che riparte, Maggini ancora per Cecchetti, non tira Cecchetti, va ancora da Maggini, chiama il blocco, va da Maggini, la tripla di Michele Maggini, 5-6-4-9, più 7 Cassino. E sale anche il supporto dei tifosi. Rossi prova la penetrazione, subisce fallo Rossi. Palla Bisceglie. Fallo del 7 Maggini sull'11 Rossi, due tiri. Rossi in lunetta con i due tiri liberi. Primo libero messo a segno, 5-6-5-0. Ancora Rossi con il secondo libero messo a segno, 2 su 2, più 5 Cassino. 5-10 alla fine della terza frazione di gioco, Virtus Cassino 56, Lions Bisceglie 51. Maggini affrontato da Rossi, va da Liburdi, non trova nessuno e va da Puccioni. Dentro per Liburdi, ancora Liburdi, affrontato da Drigo, cerca l'aiuto di Rossi. Liburdi sbaglia e Bisceglie può ripartire. Rossi si alza da 3, Rossi, tiro sbagliato, rovereato al rimbalzo, risale Cassino, situazione di vantaggio, 4 contro 3, Liburdi dentro, trovato da Maggini, più 2 per Mauro Liburdi, 5-8, 5-1, time out Bisceglie. Fischio che chiama la fine del time out chiamato dalla panchina ospite, squadre di nuovo in campo, gioco che riprende con palla Bisceglie, 4:34 sul cronometro, terza frazione di gioco, Virtus Cassino 58, Lions Bisceglie 51, Rossi, Drigo, Rossi, affrontato da Lasagni, mette a segno, due punti Marco Rossi, subisce anche il fallo di Lasagni. Possibile gioco da tre per Bisceglie, Rossi lunetta. Fuori Maggini, dentro Lasagni, completato il gioco da 3 per Rossi, 5-8-5-4, più 4 per Cassino, rovere, Cecchetti, Lasagni, pick and roll con Cecchetti, prova il passaggio, Rossi prova a rubare, commette fallo Rossi che si lancia sul pallone. Vediamo l'arbitro a chi assegnerà il fallo. L'arbitro si avvicina alla panchina dei padroni di casa a calmare
calmare la panchina. Chiarimenti con coach Vettese. Tecnico fischiato alla panchina di Cassino. Dri in lunetta. Filiberto Dri. 1-1 e possesso Bisceglie. Invece possesso Cassino. Ancora chiarimenti con coach Luca Vettese. Lasagni a rimettere palla in gioco. Puccioni, Lasagni, Cecchetti. Affrontato al numero 18 Marini. Cecchetti spalle a canestro, si gira, prova il gancione, Cecchetti prende il rimbalzo, Rossi perde palla, ancora possesso Cassino. Puccioni, Liburdi, Lasagni. Non perde palla Lasagni, cerca il blocco di Liburdi. Lasagni penetra in aria, subisce fallo, due tiri. Fallo del numero 6, Chiriatti sul 99 Lasagni, due tiri per Cassino. 3.45 alla fine della terza frazione di gioco, Virtus Cassino 58, Lions Bisceglie 55, Lasagni primo libero messo a segno, più 4, 5-9, 5-5, il parziale, ancora Lasagni in lunetta. 2-2 di Simone Lasagni, 60-55, allunga Cassino, più 5, Rossi, Drigo. Ma Drigo, Dri, Chiriatti, fuori per Rossi, ancora Rossi, finta la penetrazione, prova ad andare a canestro, Liburdi ruba il pallone, commette fallo Leonardo Marini, ancora Cassino. Cambio per Bisceglie, fuori Marini. Fuori Cecchetti, dentro Callara. Per Bisceglie fuori Marini, dentro Maresca. Callara. Callara ancora. Va da Rovere. Cambio con Lasagni. Lasagni chiama spazio. Finta la penetrazione, cambio di direzione, giro. Lasagni non subisce fallo per l'arbitro. Recupera la palla Rossi. Maresca prova ad andare a canestro, ci riesce in schiacciata. Puccioni, Callara, ancora Callara, finta il tiro, Callara subisce il fallo, due tiri anche per Riccardo Callara e per Cassino per cercare di allungare. Cambio per Cassino, fuori Alberto Puccioni, dentro Michele Maggini, ottima prova di Puccioni, meritato riposo per lui, dentro con il numero 7 Michele Maggini. Fuori Rossi per Bisceglie, dentro con il numero 23 Cesare Zugno. Gioco che riparte con i due tiri liberi per Riccardo Callara e per Cassino, 2.50 sul cronometro. Callara, primo libero messo a segno, 61-57, vantaggio Cassino. Callara, secondo libero che va a segno, 2-2, 6-2-5-7, ancora più 5 Cassino. Zugno, Maresca, ancora Zugno, affrontato da Liburdi. Sì, stoppatona di Mauro Liburdi su Zugno. Ancora Maggini, Lasagni, Callara, Maggini,
a chiamare il blocco. Fallo fischiato al numero 7 Maresca sul 20 Liburdi, 2 tiri per Cassino. Ancora buona la prestazione di Cassino sia in difesa che in attacco. Guadagna due preziosissimi tiri liberi per cercare di allungare la serie positiva. 6-2-5-7 il parziale, 2-22 alla fine della terza frazione di gioco. Parquet asciugato, Liburdi dopo la caduta. Va in lunetta. Primo libero di Mauro Liburdi, che però viene sbagliato. Ferro interno, tabella e fuori. 0 su 1 al momento per Mauro Liburdi, che va con il secondo libero. Questa volta messo a segno. 1 su 2, 6-3, 5-7, più 6 Cassino. Dri. Ancora Dri. Passaggio fuori per il numero 8 che prova, prende il rimbalzo Maresca, lasciato Dri da solo, prova da 3 Dri, è una palla ancora recuperata da Bisceglie, Dri per Zugno, finta il tiro Zugno, subisce il fallo di Callara. Aveva le mani in alto Riccardo Callara, l'arbitro vede un fallo. Due tiri anche per Cassino, non vede l'infrazione di passi l'arbitro, vede il fallo di Callara. Zugno e Lunetta, due tiri e bonus anche per Bisceglie. Primo libero messo sul primo ferro e sbagliato. 6-3-5-7, nulla di invariato. Ancora Zugno con il secondo libero messo a segno, 1 su 2 Liburdi per Maggini. Riparte Cassino che chiama schema, affrontato al numero 23 Zugno. Ancora Maggini, non vuole penetrare, riesce fuori Maggini, fuori per Lasagni, prova il passaggio Lasagni per Liburdi, riesce a rubare palla Riccardo Callara, recupera Cassino che va a canestro. Riccardo Callara in penetrazione manda vuoto Maresca e segna il più 7, 6-5-5-8, 1-20 alla fine della terza frazione di gioco. Dri in possesso, si alza Dri da 3, non sbaglia Filiberto Dri, ottimo tiratore da 3, 6-5-6-1, più 4 Cassino. Un minuto, Maggini, fuori per Callara, ancora finta la penetrazione Callara, è un passaggio per Rovere, trovato bene sotto canestro. Non riesce a segnare Ricky Rovere, subisce il fallo di Filiberto Dri. Due tiri per Cassino. Cambio per Bisceglie, fuori con il numero 8 Drigo, dentro Marini per Cassino, fuori Lasagni, dentro Puccioni. Per Cassino fuori anche Callara, dentro Cecchetti. Rovere in lunetta, primo libero messo a segno da Ricky Rovere, 66-61, più 5 Cassino quando mancano 56 secondi alla fine della terza frazione di gioco. Ancora Rovere, secondo libero messo a segno, 2 su 2, 6-7-6-1, più 6 Cassino. Zugno per Chiriatti. Infrazione di passi del numero 18 Marini. Palla Cassino. Palla rubata da Bisceglie. Dopo la palla rimessa in gioco, subisce fallo il numero 6, il capitano Andrea Chiriatti, due tiri per lui. Cambio per Bisceglie,
dentro con il numero 12 Cantagalli, fuori con il numero 5 Filiberto Dri. Chiriazzi dalla lunetta, primo libero che viene sbagliato, 6-7-6-1, ancora più 6 Cassino, 40 secondi alla fine della terza frazione di gioco. Chiriazzi, secondo libero sbagliato, prende il rimbalzo Righi Rovere, nulla di invariato dunque nel punteggio, 6-7-6-1. Prova Michele Maggini, la tripla del più 9, massimo vantaggio Cassino, 24 secondi sul cronometro, 20 per Bisceglie per concludere l'azione. Zugno, Chiriatti, Marini, ancora Zugno, dentro il passaggio, palla persa da Bisceglie. Cassino, 8 secondi per Cassino, e i giocatori di Bisceglie vanno a protestare il contatto di Michele Maggini. Per l'arbitro è ancora palla Cassino. Fuori Liburdi, dentro Callara. Rovere, Maggini, Cecchetti, stoppatona di numero 6 Chiriatti su Cecchetti. Punteggio che resta invariato, ottima azione difensiva di Bisceglie, finisce qui. La Virtus conduce 70-61 sul Lions Bisceglie. Di nuovo in campo per la quarta ed ultima frazione di gioco. Virtus Cassino 70, Lions Bisceglie 61. Punteggio che premia la Virtus Cassino. Nulla però è ancora deciso. Ancora 10 minuti. Lasagni, Rovere, Maggini, Cecchetti, affrontato da Marini. Cecchetti, prova il cancione Cecchetti. 7-2-6-1, massimo vantaggio per Cassino, più 11. Cantagalli, Dri, Maresca, Cantagalli, ancora Dri. Fallo fischiato al numero 18 Cecchetti sul 5 Dri. Palla Bisceglie. Bisceglie che rimette la palla in gioco, Cantagalli per Rossi, lasciato libero da Maggini, mette la tripla del 7-2-6-4. Più 8 ancora Cassino. Maggini, Rovere, Lasagni, Cecchetti, Liburdi, 7 secondi per Cassino. Lasagni, si alza Lasagni da lontanissimo, prova la bomba, Simone Lasagni, una sentenza anche lui dalla lunga distanza, 7-5-6-4, ancora più 11 Cassino. Marini, Cantagalli, affrontato da Rovere, Cantagalli, Rossi, chiama il blocco di Marini, Rossi va a canestro, tiro che non viene sbagliato, più 2 per Rossi e 7-5-6-6, più 9 per Cassino. Marini, Maggini, dentro per Cecchetti, si gira Cecchetti! Che giocatore Alessandro Cecchetti, ancora a referto con altri due punti, 7-7-6-6. Rossi, affrontato da Maggini, penetra in aria Rossi, prende il fallo di Liburdi, per l'arbitro il fallo è del numero 20 Mauro Liburdi su 11 Rossi. Palla Bisceglie, ravvisa il fallo l'arbitro, quindi
Bisceglie premiata. Dri chiama il blocco di Maresca, ancora Maresca, si alza da tre, prova il tiro, tiro che però viene sbagliato, rovere al rimbalzo, riparte Cassino. Maggini, blocco di Cecchetti, ancora Cecchetti, fuori per Cecchetti, finta il tiro, si alza Cecchetti, non molto in equilibrio, riesce a recuperare palla a Bisceglie. Rossi, ancora Rossi, fallo di rovere per evitare il tiro di Cantagalli. Palla a Bisceglie. Cambio per la Virtus Cassino. Fuori Mauro Liburdi, dentro Riccardo Callara. Rossi rimette palla in gioco, Maresca, Cantagalli, fuori per Rossi, dentro per Marini, Rossi, ancora Rossi, dentro ancora per Marini, si alza Marini, tiro che però viene sbagliato, Cassino che prende il rimbalzo, riesce a recuperare, Maggini, Callara a difendere il proprio compagno, Callara finta il tiro, è un passaggio per Lasagni, ancora Lasagni, non trova nessuno, chiama il blocco di Callara, ancora Lasagni, penetra in aria, Lasagni mette due punti, 7-9, 6-6, più 13 Cassino, 7 minuti alla fine del match, Cassino in vantaggio, più 13, Rossi, Dri, ancora Dri, perde palla Dri, non è fallo per l'arbitro, Lasagni, ottima difesa su Filiberto Dri, Lasagni penetra in aria, il passaggio era dentro per rovere, è fallo però del numero 18 Marini sul 99 Lasagni, palla Cassino, Bisceglie che cambia, dentro di Drigo, fuori Maresca, palla Virtus, 6:40 alla fine del match, Virtus Cassino 79, Lions Bisceglie 66, Callara, Maggini, Lasagni, affrontato dal numero 12 Cantagalli, Lasagni prova a sfondare, di tabella Lasagni, si accende anche Simone Lasagni, 8-1, 6-6 più 15 Cassino, allunga il proprio distacco Cassino, Cantagalli, ancora Cantagalli, subisce il fallo di rovere. 32 rovere sul 12 Cantagalli, fallo. Rimessa Bisceglie. 4-1 il conteggio dei falli. Dri, Rossi, Cantagalli, Marini, Cantagalli. Dentro per Marini, fuori per Drigo, prova da tre. Drigo, entra il pallone, più 12 Cassino, Lasagni, rovere, Cecchetti, Maggini, ancora Maggini, fuori per Cecchetti, si alza Cecchetti, due tiri per lui, due punti per Cecchetti e possibilità di gioco da tre per Alessandro Cecchetti, immenso in questa partita, un tiro libero, ...8-3, 6-9... più 14... ...5:47... alla fine del match, Cecchetti, Cecchetti, 0 su 1, Callara al rimbalzo. E ancora Cassino. Maggini. Affrontato da Dri. Dentro per Callara, prova il filtrante. Nulla di fatto per Cassino, palla persa. E ancora possesso per Bisceglie. Il pubblico di Cassino si fa sentire, vuole a tutti i costi la prima vittoria. Dri, affrontato da Callara.
prova il tiro, Bisceglie non riesce con il numero 13, Mazzareschi prova da lontanissimo ancora, Cassino con Cantagallo non riesce, Cecchetti prende il rimbalzo e Maggini può ripartire, finta il tiro, Rovere da tre, si alza e prova a mettere il tiro, Riccardo Callara prende il rimbalzo, lasciato solo, 8, 5, 6, 9, 5 minuti alla fine del match, time out, Bisceglie. È il fischio che determina la fine del timeout chiamato dalla panchina di Bisceglie. Squadre che rientrano in campo. 5 minuti per la fine della partita. Virtus Cassino 85, Lions Bisceglie 69. Rossi, Mazzarese, Chiara, Chiriatti. Perde palla Dri, riparte Cassino, Maggini, 4 contro 2, Maggini fuori per Lasagni, si alza Lasagni, tiro che viene però sbagliato, prova a prendere il rimbalzo, Rovere non riesce, e ancora Dri in possesso per Bisceglie, fuori per Rossi, poi ancora Bisceglie che va a canestro con Mattias Drigo che non riesce a segnare ma conquista due tiri liberi, due tiri. Bonus dei due tiri liberi per Bisceglie d'ora in poi. Drigo in lunetta. Drigo, primo libero messo a segno, 8-5-7-0, ancora più 15 Cassino. Drigo con il secondo libero messo a segno, 8-5-7-1. Cambio per la Virtus, fuori Callara, dentro Liburdi. Gioco che riparte, Rovere per Lasagni. Maggini, superata la metà campo da Cassino. Chiama il blocco di Liburdi, invece è per Callara. Maggini si alza da lontanissimo, Michele Maggini e firma il più 17, Michele Maggini, 4 minuti e 10 alla fine della partita, Cassino che deve soltanto amministrare. Palla ancora nelle mani di Bisceglie che non riesce a concludere, Drigo per Dri, ancora Dri, proverà da tre, Filiberto Dri, prova da tre, il tiro è corto, Rovere prende il rimbalzo e Cassino può ripartire, Maggini, ancora Maggini, Cecchetti, raddoppio su di lui, prova lo scarico fuori per Rovere, non vede però l'inserimento del compagno, palla persa da Cassino. Terreno di gioco che verrà asciugato, qualche minuto di fiato per entrambe le squadre. 3:37 alla fine della partita, Virtus Cassino 88, Lions Bisceglie 71. Rifiatano le squadre. Asciugatura anche del pallone in modo da poter giocare, riprendere il gioco dunque. Squadre sempre in campo, quintetti che restano invariati. 3:37, 88-71 Cassino che deve mantenere per la prima vittoria stagionale. Rossi prova la penetrazione, subisce il fallo di Maggini. Due tiri.
Rossi con il primo libero messo a segno, 8-8-7-2 più 16 Cassino. Rossi 2 su 2, 8-8-7-3 più 15 Maggini, Liburdi, Rovere, Liburdi, Maggini, dentro per Cecchetti, dentro per Liburdi che prova ad andare a tabella, non riesce, perde palla Cassino, dunque ancora Bisceglie in possesso, Rossi, ancora Rossi, fuori per Drigo, ancora Rossi, prova la penetrazione, è uno scarico fuori per Dri, fuori ancora per Rossi, si alza Rossi da tre, prova tiro che però viene sbagliato, rimbalzo preso dal numero 8 Drigo, palla però che viene intercettata fuori dal campo. Palla Virtus, time out per Cassino. Alla fine della partita, Virtus Cassino 88, Lions Bisceglie 73. Cassino vicino alla prima vittoria stagionale. Squadre che rientrano in campo. Possesso Cassino. Cecchetti. Lasagni, non perde palla Cassino, Maggini, Cecchetti, Lasagni, gioca col cronometro, Maggini, fuori per Cecchetti, Cecchetti prova ad andare dentro, prova ancora a prendere il rimbalzo, tiro che però viene sbagliato questa volta da Alessandro Cecchetti, recupera palla Bisceglie con Rossi, Chiriatti, Rossi, prova da la stoppata Alessandro Cecchetti sulla tripla di Mazzarese, palla per Cassino, Lasagni, Maggini, Cecchetti, raddoppio su di lui, Rossi e Chiriatti, fuori Liburdi, Lasagni, Rovere si alza e battezza la tripla, più 18 Cassino, 91-73, ancora però deve stare bene in difesa Cassino che riesce a recuperare un pallone dopo il tiro sbagliato da Mazzarese, due volte graziata la Virtus, Maggini, ancora Maggini, Liburdi mette a segno, due punti, 93-73 più 2 per Mauro Liburdi e possibilità di gioco da 3 per lui, Cassino che si sta andando a conquistare questa vittoria con tanta voglia, tanta rabbia dopo la prima doppio fallo tecnico fischiato a Drigo e Liburdi per l'arbitro dopo due scambi di battute un poco accese. Cambio per Mauro Liburdi che esce, fuori Mauro Liburdi, dentro Riccardo Gallara, il capitano, standing ovation per lui. Squadra in campo, Gallara, messo a segno, 9-4-7-3. Arbitri che scelgono se il tiro di Liburdi era dentro o fuori, chiedono il check
chiedono il check. Michele Maggini sotto la tribuna. Era dentro il tiro di Mauro Liburdi, tiro libero di Callara, messo a segno, 9-4, 7-3 e ancora possesso per Cassino. 1-40 alla fine della partita, Virtus Cassino 94, Lions Bisceglie 73. Lasagni, Callara, Lasagni. Lasagni, penetra in area Lasagni, è un passaggio troppo forzato forse per Cecchetti, infatti perde palla. Mazzarese, Chiriatti, Zugno, Dri. Ancora Dri, fuori per Chiriatti, prova da tre Chiriatti, tiro sbagliato. Prende il rimbalzo Ricky Rovere che può ripartire, chiuso Riccardo Rovere. Fallo ancora di Bisceglie, due tiri per Ricky Rovere, fallo del numero 6 Chiriatti, due tiri. Cambio per Bisceglie, fuori Chiriatti, dentro con il numero 7 Maresca. Rovere in lunetta, primo libero di Ricky Rovere, sbagliato, 9-4, 7-3. Ricky Rovere, 0-2. Prende il rimbalzo Drigo e riparte ancora Bisceglie. Zugno, Dri, penetra in area Dri, fuori per Drigo, prova da tre, tiro sbagliato, Cecchetti al rimbalzo e Cassino che amministra. 50 secondi alla fine della partita, ancora tanta voglia e applausi per i lupi rosso-blu. Rovere si alza, Rovere prova la tripla, tripla che però viene sbagliata. 37 secondi, Virtus che sente odore di vittoria, la prima stagionale. Esce dal campo Michele Maggini, dentro Alberto Puccioni. Ancora Zugno vuole onorare la partita Bisceglie e continua a giocare. Dri va a canestro, non segna ma subisce fallo, due tiri per lui. Fallo. Cambio per Cassino, fuori anche Ricky Rovere, dentro Filippo Lauria. Dri, primo libero messo a segno, 9-4, 7-4. Standing ovation anche per Riccardo Rovere. Dri, 9-4, 7-5. Dri, 2-2. Cambio, fuori Dri, dentro Federico Lopopolo. Alessandro Cecchetti esce dal campo, standing ovation per quello che possiamo considerare MVP della partita, dentro con il numero 15 Gambelli, fuori anche Lasagni, dentro Michele Pascitto. Due under per Cassino, 24 secondi, 9-4, 7-5. Lauria, Callara, Puccioni, Pascitto, ora Pascitto si alza, Michele Pascitto prova il tiro, tiro che però viene sbagliato, prende il rimbalzo Bisceglie che può ripartire. Zugno per il numero 8 Drigo, 0 secondi e finisce qui la partita. La Virtus Cassino vince 94-77, due punti per Cassino e per ripartire nel campionato. Avanti Virtus!